Carrelli, fabbrica barese interessata dal disimpegno della casa madre. I lavoratori protestano sotto la sede della giunta regionale. È partito Atipico Tour, un viaggio in camper nei luoghi del lavoro precario di Bari e provincia. Prima tappa i centri commerciali, seconda i call center. Dopo Gravina e Bitonto si torna a parlare di emergenza lavoro a Rottigliano in un incontro organizzato dalla CGIL di Bari nei territori dell'area metropolitana. Ben ritrovati su CGIL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, hanno protestato davanti la sede della presidenza della giunta regionale sul lungomare di Bari gli operai della OM Carrelli Elevatori, azienda di oltre 200 dipendenti che hanno voluto richiamare così l'attenzione sull'avvertenza della fabbrica barese interessata dal disimpegno della casa madre. I particolari in questo servizio. Protestano gli operai della OM Carrelli Elevatori, indignati per lo stallo dell'avvertenza che interessa lo stabilimento. Centinaia di lavoratori hanno bloccato il traffico sul lungomare di Bari con conseguenti disagi per automobilisti e mezzi di trasporto incolonnati per ore. Momenti di tensione davanti alla presidenza della giunta regionale presidiata dalle forze dell'ordine. A metà mattinata l'assessore regionale al lavoro, Leo Caroli, ha ricevuto una delegazione di sindacalisti. Abbiamo chiesto alla regione di far fronte comune su questa battaglia, ribadisce Saverio Gramegna, segretario provinciale FIOM CGIL Bari. A giugno scade la cassa integrazione per i 230 lavoratori dell'azienda e non accettiamo il ricatto della Chion di concedere la richiesta degli ammortizzatori solo nel caso in cui i dipendenti consentano l'uscita dalla fabbrica dei macchinari e dei carrelli restanti già completati. L'avvertenza OM va avanti ormai da 2 anni. Dal 2011 infatti lo stabilimento barese è stato messo in vendita dalla multinazionale proprietaria, la tedesca Kion. Numerosi tentativi falliti di acquisizione da parte di altri soggetti industriali. Anche l'ultima azienda, la Fraser Nash, che lo scorso febbraio aveva firmato nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma un preaccordo con la Kion per rilevare lo stabilimento, si è sfilata dalle trattative circa un mese fa. Il 29 aprile, infatti, si sarebbe dovuto concludere presso il MISE il lungo calvario dei lavoratori, dando piena attuazione dell'accordo quadro sottoscritto il 15 febbraio scorso con le istituzioni comunali, regionali, nazionali, le aziende Kion e Fraser Nash e i sindacati. Il vertice è stato rinviato al 5 giugno e ad un mese dal rinvio della riunione del 29 aprile la FIOM torna a chiedere con forza il rispetto degli accordi sottoscritti e il rilancio dell'avvertenza con la realizzazione del progetto di reindustrializzazione per gli oltre 200 lavoratori. È partito Atipico Tour, un viaggio in camper nei luoghi del lavoro precario di Bari e provincia. Prima tappa i centri commerciali, seconda tappa i call center. Vediamo com'è andata. Senza voce né volti, i lavoratori precari spesso non conoscono i loro diritti e le loro tutele, come per esempio la maternità per il contratto a progetto, oppure la possibilità di avere un sostegno al reddito per coloro che hanno un contratto in somministrazione. È giusto che questa categoria di lavoratori sappia che il compenso non può essere inferiore a quello stabilito nei contratti collettivi nazionali. Di qui l'idea della CGIL di Bari e del NIDIL, il sindacato dei collaboratori e dei somministrati, di organizzare una sorta di sportello mobile per dare informazioni soprattutto attraverso il contatto diretto con i sindacalisti a tutti quei giovani che hanno diritto di migliorare la loro condizione di lavoro di collaboratore precario. La grande piaga del precariato che avvilisce e mortifica soprattutto i giovani, afferma Pino Gesmundo, segretario generale CGIL Bari, è una delle lotte più intense che conduciamo da tempo. Abbiamo chiesto e ottenuto stabilizzazioni, ma ora ci battiamo perché l'accezione incertezza sia una categoria da escludere nelle tipologie di lavoro, cominciando dalla modifica della controriforma del lavoro targata Fornero. La prima tappa di Atipico Tour, lo sportello mobile, ideato proprio per dare informazioni ai lavoratori precari, si è svolta nei centri commerciali di Bari e provincia, confermando un dato purtroppo noto. Si tratta di invisibili che hanno paura ad esporsi per il timore di perdere quel poco che hanno. Molti sono ragazzi, ma ce ne sono tanti altri, anche meno giovani, che lavorano con orari assurdi e senza conoscere i loro diritti e le loro tutele. L'Atipico Tour è il tentativo di raggiungere i lavoratori precari della zona industriale di Bari, delle zone commerciali, dei call center, perché
La giungla del mercato del lavoro va scandagliata, i lavoratori vanno cercati, vanno scovati e soprattutto bisogna far sapere loro che hanno dei diritti pur avendo dei contratti atipici. I lavoratori a progetto devono sapere che hanno diritto alla maternità, hanno diritto alla malattia, i lavoratori in somministrazione devono sapere che esiste un contratto collettivo nazionale che tutela i loro diritti e che purtroppo loro non conoscono. Noi con questo camper vogliamo anche rappresentare plasticamente la difficoltà della vita del lavoratore precario, costretto a spostarsi, costretto a cambiare spesso il suo lavoro, e noi li inseguiamo fisicamente e cerchiamo di dargli tutte le informazioni necessarie a far vivere meglio questa condizione di lavoratore atipico. La seconda tappa di Atipico Tour si è svolta fuori da alcuni call center di Bari e provincia per continuare ad intercettare questi lavoratori, perché è giusto e doveroso che sappiano che il sindacato esiste e lavora anche per loro, affinché possano migliorare la loro condizione di lavoro di collaboratore precario. Dopo Gravina e Bitonto si torna a parlare di emergenza lavoro a Ruttigliano in un incontro organizzato dalla CGIL nei territori dell'area metropolitana. Ascoltiamo le interviste a Carmelo Rollo, Legacoop Puglia, e a Gianfranco Visicchio, presidente Consorzio Meridia. C'è una possibilità di sviluppo se le persone vengono coinvolte, se con le persone ci si parla e li si ascolta. CGIL in questo momento sta facendo questo giro nei comuni del BAT, dei Bari e della BAT, stanno facendo questo lavoro, ci ha chiesto in quanto cooperativa di dare un apporto per quello che è possibile. Devo dire che lo sviluppo c'è, perché le nuove generazioni stanno facendo davvero tanto, le loro idee ci sono, i progetti ci sono. In questi giorni si sta parlando di questo bando che è stato aperto, che dal nome strano se volete, ma è fondamentale, un bando importante, che è Piccoli Sussidi. Ecco, questo è uno piccolo strumento, se tre ragazzi si mettono insieme e vogliono per esempio fare qualcosa per gli altri, bene, questo bando li finanzia fino a 35.000 euro a fondo perduto. Non è tanto, non è assolutamente tanto, ma può essere l'inizio di un percorso, di, come dire, di un dare gambe ai propri sogni. C'è una via d'uscita che parte sicuramente dallo sforzo che deve essere fatto a livello centrale per incentivare il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e sostenere i comuni, non chiedendo ai cittadini ulteriori sforzi di tassazione, bensì con una redistribuzione che sicuramente può essere più equa e può garantire quei servizi essenziali per i cittadini che sono i servizi al welfare. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, tutte le mattine intorno alle 8 e in replica alle 24. Grazie per l'attenzione, arrivederci.